In leggero leggerissimo, oggi ci rinfreschiamo la nostra memoria. Gli anni 70, con alcune commedie che sono rimaste nella storia della comicità italiana. Tutti li abbiamo visti più volte ed è sempre un piacere cogliere qualche particolare che non ricordavamo proprio precisamente. Qui su 2020 ecco i Magnifici 6. Se ti piace questa idea, pollice alzato, iscrizione se ancora non l'hai fatta e lascia pure un tuo commento. Partiamo con Lo scopone scientifico di Luigi Comencini. Il film è del 1972. Ci sono Alberto Sordi, Silvana Mangano e persino Betty Davis. Lo scopone scientifico, allora, insieme alla briscola, alla scala 40, era uno dei giochi più diffusi di carte, paragonabile probabilmente forse solo al burraco di oggi. Intorno a questo gioco, Comencini cuce una commedia tra le più belle del nostro cinema, insieme divertente e anche amara. Al numero 5, uno dei titoli più lunghi della storia del cinema. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, ovviamente di Leonard Wertmüller, 1974. Gli interpreti sono ovviamente Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Un film che fa sorridere e ridere dal principio alla fine, con una coppia di attori in stato davvero di grazia allora. Un vero e proprio cult irripetibile, anche se qualcuno ne ha fatto un remake un po' imbarazzante con il figlio del protagonista, Adriano, e persino la pop star Madonna. Al numero 4, La poliziotta di Steno, 1974. C'è sempre lei, l'indimenticata Mariangela Melato, con Renato Pozzetto. La regia, come detto, è di Steno, il padre dei fratelli Vanzina, è stato uno tra i maggiori geni della nuova commedia all'italiana. Steno qui dirige la bravissima Melato, che per la sua interpretazione ha anche ottenuto il David di Donatello, nonostante un ruolo da protagonista in una delle prime commedie soft erotiche che strizzavano più l'occhio a un pubblico popolare che cinefilo. Ma sì, ma tanto i soldi non faranno la felicità. E arriviamo al numero 3, la commedia delle commedie. Amici miei, di Mario Monicelli, 1975. Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Un quintetto eccezionale. Ugo Tognazzi, Philippe Noiré, Gastone Moschin, Adolfo Celi e Duilio Del Prete. Commedia capolavoro che ha segnato una generazione, vanta forse anche il miglior sequel della storia del cinema italiano. Al numero 2, Fantozzi di Luciano Salce, 1975. La corazzata Kotionkin è una cagata. Con il film che lo precede, questo classico con Paolo Villaggio non ha certo bisogno di presentazioni per almeno 5 generazioni di spettatori. Quindi chi non ne ha visto anche un solo sketch nella sua vita, alzi la mano e poi faccia magari anche ammenda. Al primo posto, commedia italiana, anni 70, Febbre da cavallo, ancora di Steno, 1976. Gigi Proietti, Enrico Montesano e l'indimenticata Katherine Spack. Quando uscì nelle sale, il film, ambientato nel mondo delle corse dei cavalli, fu accolto tiepidamente dal pubblico e con freddezza un po' anche dalla critica. Lo stesso regista non ci credeva più di tanto, ma grazie all'esplosione del fenomeno delle TV private, i primi anni 80, divenne a posteriori quasi un cult. Forse era un po' troppo in anticipo sui tempi. In ogni caso, resta una grande prova attoriale di entrambi i protagonisti. Le sei magnifiche commedie italiane che rimangono nella storia della comicità italiana. Se ti è piaciuto questo ricordo, metti un mi piace, iscriviti e torna a trovarci qui su 2020 TV.